ho deciso di vloggare perché Emanuele è a Roma e ho pensato, minchia, vloghiamo. Sono stato all'università a fare inglese e il problema è che anche oggi manca la professoressa, quindi adesso sono in giro a non fare un cazzo, io ero sceso apposta. Adesso sto andando a casa di Salvo, sarebbe Salvo Zen, nelle schede trovate il video del suo canale in cui ci siamo anche noi. Dobbiamo fare qualche video, qualche cosa. Adesso faccio cose senza senso, no? Un posto libero, possiamo parcheggiare. Non funziona. Mamma, che devo fare, mamma? Oh, mi è uscito un portafoglio, fantastico. Mi è venuta una voglia incontrastata di correre, mamma! Mamma, sto correndo, guarda, mamma, sono bravo, mamma! Oh. Sono stanco, mamma. Sono troppo trasgri, trasgri, traschi. Non capisco. Grazie, grazie di cuore, grazie. Povero gabbiano, hai perduto la compagna. No, no, liberatela, vi prego, liberatela. È il mio amore. No. I'm left behind, obeyed the light, we're always a go. Ho fame, datemi la pappa. Grazie Ivano, grazie. Ok, ho fatto tante stronzate, però finalmente adesso posso parlare perché Salvo mi ha detto che ci vediamo al McDonald's. Non so il motivo, anche perché poi dovremmo andare di nuovo a casa sua. Comunque sto morendo di caldo, cioè starei a maniche corte tranquillamente, ma siccome ho comprato questa felpa ieri, la voglio utilizzare perché è figa, mi fa spacchioso, guardate il cappello. Ragazzi, vi faccio vedere una cosa super divertente, guardate. Se mi scoprono sono morto. Ragazzi, sono riuscito a salvarmi. Adesso sono nascosto. Per fortuna mi stavano venendo a catturare. Sono quasi al McDonald's. Il problema è che Salvo ancora deve arrivare. Dunque lo aspetterò lì. Ragazzi, ho giocato la schedina di oggi, 22 novembre, della Champions. Il CSKA over, il Borussia Dortmund 1 più over, 3,5. Cazzo, mi stava volando. E lo Sporting 2 più over, la Dinamo Zagabria 2, il Leicester 1 più over. Mio fratello vince ogni cazzo di settimana, io sbaglio sempre una sola squadra, quindi speriamo che stavolta l'indovino. In questo caso voi lo sapete, perché tanto sto vlog si sa quando uscirà. E niente, qua c'è Salvo. Stai facendo vlog? Ah, stai vloggando? Ciao ragazzi. E niente, stiamo andando verso casa sua, così facciamo questo santo video per il suo canale. Ma è partito e Claudio non ha un cazzo a che fare dalla mattina alla sera. Quindi mi ha detto: Salvo, facciamo qualche video nel tuo canale, sei aiuto, faccio il cretino come te. E quindi è con me. Ma quando è bella la piazza di Catania? Quando è bella? Siamo a casa, però c'è un problema, ho il telefono scarico, lo devo caricare. Ciao. Stiamo facendo il video per il canale di Salvo che si chiama 10 tipi di ragazzi che scorreggiano. E sta avvenendo un video carino, ve lo lascio nelle schede, in cui ci sono io. Siccome Emanuele è a Roma e a me manca fare i video, ho chiesto a lui, che ci aiuta sempre comunque a fare le riprese, per fare un video insieme e vediamo come uscirà. Adesso sta mandando il faretto, quindi adesso sono molto più bello. Stavo per tornare a casa perché devo ancora editare il vlog e gli extra per domani, perché ci ho editato il video, quello là delle cantine di chiesa. E niente, ho perso l'autobus, ho provato a correre a prenderlo, ma niente, adesso devo aspettare un'altra ora che passi l'altro autobus. E quindi vediamo, l'aiuto un altro poco a fare altri video, altre cose. Allora ragazzi, sono andato appena adesso a casa di mio nonno e quindi adesso prendo lo shampoo. In questo modo mi faccio lo shampoo qua e risparmio 5 euro. Non mi prendete per tirchio, però io risparmio su tutto, se non è una cosa necessaria. Lo shampoo fatto, sto scendendo le scale. Quindi andiamo a tagliarci i capelli e non credo che li tendo fra riprese. Ho tagliato i capelli finalmente e qua c'è mio nonno. Saluta nonno. Ma qui. Ah, saluto Ovidio. Buonasera. Grazie. Buonasera, ciao. Ciao nonno. Sto fumando una pipa. Saluto. Ciao. Provo emozioni supine. Angare. Sottilezza.
E niente, sto tornando a casa e mio padre è venuto a prendere. Torno a casa, mi lavo, metto il pigiama e guardo la partita della Juventus. Speriamo che vinca, perché la Juventus deve vincere per arrivare al primo posto. E dovrei anche editare le scene extra e il vlog che uscirà domani. Sono a casa perché sta cominciando il daily di X Factor e io amo X Factor e sono in ritardo. Il mio essere performer, in un certo senso io provarci più che altro. Di nuovo collegati con il Sanchez P su Juan, è il momento dell'arrepato, l'inno bellissimo del Siviglia. Forza Juve. Attenzione, rigore ragazzi. Non lo sbagliare. Dai che si ruba anche in Champions. Rubiamo anche in Champions, dai. E si vola, primo posto. Immagina che poi vede con la Dinamo Zagabria. Non ti fa ridere, tipo. Guardate i gol di Mandžukić. Terza a destra, il tiro. All'angolino, rata. Rata incredibile. Per la schedina ho sbagliato solo una squadra. Solo il CSK Mosca, le ho messo over. È finita 1-1. Le avevo messo gol, però poi l'ho cambiato. Ma io ogni settimana sbaglio solo una squadra, quindi sono abituato. Buongiorno, nuovo giorno di vlog, nonché ultimo giorno, perché poi domani dovrebbe arrivare Emanuele. Comunque, scusate se ho la felpa di nuovo la stessa, però alla fine non è che fa puzza, cioè profumata. L'importante è che si cambi la maglietta di sotto. Quest'oggi devo andare all'università perché devo sapere quale sia il voto che ho preso nella prima prova che ho fatto un mesetto fa. Però siccome ho sonno, perché stanotte ho dormito alle 4:30, perché ho editato praticamente un sacco di video, quindi dovevo farlo per forza. Sembro un morto vivente, non so nemmeno se sto sognando. E naturalmente all'università ci andrò a piedi, a circa 7 km da qua. Ieri ho fatto la cavolata più grossa della mia vita, che in realtà non è una cavolata perché i capelli mi piacciono. Il problema è che ho un freddo nella testa che non potete immaginare, perché li ho fatti a 0,5 ai lati. Ah, lasciate stare la doppia base da povero Gabbiano. Ma comunque ragazzi, mi sta congelando la testa, quindi devo stare così. Anche se comunque non mi dispiace stare col cappuccio. Non capisco, grazie. Ho capito che rubano i fili dei pali della luce, vero Palma? Sì, sì, è vero. L'ho visto io con i miei occhi. All I've been is cast off by those who seem to lack heart. Non sapevo il cimitero fosse così. Forse questi cartelli mentono. Sono arrivato all'università, quindi molto presto scoprirò il voto. E ci vediamo dopo, quando praticamente finirò la lezione. Allora, ho appena finito la lezione e il prof ha detto che ha passato l'esame e che non l'ha passato. E comunque l'ho passato. Il voto è più o meno sul 24. Poteva andare meglio, però alla fine dai, ci accontentiamo. E adesso sto tornando a casa perché mi stavo addormentando durante la lezione, perché ho un sonno bestiale ragazzi, non ho dormito niente. Sto nella mia bolla, sto nella mia bolla. La mia mano è Gimino, no, non sono le corna, no. Ti sto insegnando a farlo, sputa quella gomma. È da ore che cammino, non arriverò mai a casa. Però grazie. Quest'autobus parte all'1:15, ancora è mezzogiorno e 25. E comunque ragazzi, sta morendo di caldo. Non so come faceva a tenere la felpa, nemmeno me ne rendevo conto, ma sto sudando come il pazzo. Faccio un appello alla ragazza che ho appena visto, che era sopra l'autobus, che ho visto appena sono sceso. E avevi la maglietta bianca e i pantaloni neri. Quindi se dovessi vedere questo video, cercami, perché c'è alchimia fra noi due, si capisce. Comunque quest'autobus mi ha lasciato dove ha perso i scappi signori. Cioè in siciliano si dice c'è dove ha perso le scarpe signore, che non significa niente, però significa che mi ha lasciato lontano. Magari Gesù era andato a mare, ha perso le scarpe, che ne so, a Miami, poi è venuto qua in Italia e si è ricordato di aver spesso le scarpe lì. Senza motivo voglio salire questi scalini, non lo so perché. E adesso che faccio? Ah, grazie, pubblicità, non capisco, grazie. Salto mortale. È ingiusto! L'erba del vicino è sempre più verde! Che carte hai tu? Ce l'hai un carico? Butta un asso. No, asso non ce l'ho, c'ho un sasso. Comunque ragazzi, sono arrivato a casa, guardate. E sicuramente non lo sentite, ma mia madre, posando l'aspirapolvere, praticamente si sente fortissimo. Apri. Alla fine ragazzi, prof, ho pubblicato i voti, ho preso 24. Lì c'è il mio balcone. Ciao. Ci
Le mandorle fanno bene e sono buone. No, non mi piacciono i piselli. Speriamo che c'è anche il tonno. Ah, sassa. È 1:05. Ma qua sono le 6:30, non capisco. Grazie, grazie di cuore.